Musica Ricerca, si occupa di ricerca tecnologica, musicologica e etnomusicologica finalizzata alla composizione musicale. E tutte le ricerche che vengono svolte appunto così, nelle nostre svariate attività hanno sempre come finalità quella di produrre delle composizioni musicali. In particolare negli ultimi anni si è occupati di tecnologia audio-video, così appunto di elaborazione audio e video in qualche modo coordinate. Quest'anno in particolare è dedicato un mini festival, Music in Touch, a queste problematiche. Le attività di ricerca, appunto, che sono in itinere, che sono cominciate lo scorso anno, vertono ancora su questo problema, proprio l'elaborazione audio-video, però in particolare con la costruzione di uno spazio interattivo dove attraverso così dei sensori, tutta una serie di altri dispositivi, lo spazio viene modificato non soltanto dalle persone, dagli esecutori, dagli interpreti, come dire, normalmente preposti a fare questo, ma anche dalle persone che entrano a farne parte in qualche modo indirettamente, cioè persone che entrano nella sala da concerto e avvicinandosi, allontanandosi, manipolando, strisciando, producono, intervengono nel risultato musicale finale. Questo è appunto un progetto ancora in corso che dovrebbe aver termine nell'autunno di quest'anno, dove appunto pensiamo di avere una serie di spettacoli che riportano queste attività. Music in Touch, ha cercato di costruire un percorso intorno a quelle che sono le tecnologie dell'audio e del video gestuali, quindi ho cercato di dare una panoramica di quei sistemi che consentono di interagire con la generazione e la modifica di immagini e di suoni attraverso dei sistemi originali messi a punto da musicisti e ricercatori nell'ambito italiano e internazionale. In particolare, l'approccio è stato rivolto non solo a un'analisi degli aspetti meramente tecnologici o scientifici, ma specialmente all'applicazione artistica dei risultati conseguiti da queste persone che hanno lavorato su sistemi originali per il controllo gestuale di sistemi audio-video. All'interno di questo festival ha avuto luogo un laboratorio rivolto sia a studenti del conservatorio, delle classi di musica e nuove tecnologie, sia a giovani che operano nell'ambito della club culture locale, quindi DJ, VJ, musicisti non di aria colta, cercando di far confluire queste diverse esperienze all'interno di un progetto comune che risultasse appunto sintesi di questi diversi percorsi. Le date del festival hanno previsto appunto secondo un approccio diversificato al rapporto gesto audio, gesto video, quattro date principali oltre al laboratorio finale. Una serata è stata curata da Claudio Sinatti e Andrea Gabriele, che attraverso il loro lavoro di interazione tra musica elettronica e generazione video
hanno dato luogo a uno spettacolo originale. Di Sergi Giorda invece, ricercatore all'Università di Barcellona, è stato incentrato sui suoi lavori che sono dei sistemi interattivi fondamentalmente rivolti all'elaborazione audio. In particolare ha presentato un sistema FM che si chiama FMOL e che ha come caratteristica interessante, oltre a quella di essere un synth software molto particolare con un'interfaccia grafica inusuale, quello di essere concepito per poter interagire attraverso internet con diversi musicisti. Altri sistemi più recenti sono stati presentati nel corso del suo seminario. Riccardo D'Appelo ha invece dato resoconto del suo lavoro come musicista e come ricercatore per la creazione di sistemi interattivi basati su sensori e trasduttori a infrasuoni, con i quali ha realizzato diverse performance che attraverso danzatori e danzatrici davano appunto modo di far interagire questo tipo di movimenti con la musica. Tarabella ha curato un seminario in cui ha presentato i suoi lavori che vertono fondamentalmente sull'interazione con strumenti virtuali, interazione gestuale con strumenti virtuali, e quindi il suo pianoforte virtuale e le Twin Towers, che sono dei sistemi ormai molto noti all'interno dell'ambito della musica gestuale e che consentono appunto di interagire con un sistema, per così dire, immateriale nello scolpire il suono.